Mr. Wax, Federica, 2020, un libro di anima. Inizia il countdown, tutti pronti a festeggiare l'arrivo di un anno che porta in alto mare. La TV che parla, qualcuno si sofferma, ma la cosa certa, la terra è avvolta dalla melma. Uno scarico a barile di colpe e di interessi, ognuno ha le sue basi e mette manifesti. Chi crea il laboratorio, chi accusa la nazione. Il Covid-19 è un film d'horror e di ossessione. La vita sai cos'è? Viaggia contro vento. Se hanno bisestili, hanno funesto, dicono. Quante cose strane, le coincidenze allora esistono. Nato in Irpinia, terra di un ricordo. Un terremoto insolito, scosse tutto il mondo. Anni di sventura, anni di paura. Profezie che si lasciano in sacchi della spazzatura. Baratri che si chiudono senza l'addio dei parenti. Che ha ucciso tante vite, dalla colpa ora ai serpenti. La vita sai cos'è? Libro di anime, passaggi in fretta che si perdono nel tempo, violenza e lacrime, poi odio e cenere, il male è l'uomo che viaggia contro vento. C'è chi darebbe l'anima per vivere la vita. Lo so, è una frase celebre, ma molti fan fatica. La vera malattia è un uomo impossessato. Ammazza un innocente per un valor prestato. Esiste anche il razzismo, meridione, settentrione. Vince l'ignoranza di fronte al terrore. Lo scrisse anche Mameli, siamo pronti alla morte. Ognuno ha il suo destino, ognuno la sua sorte. La vita sai cos'è? Libro di anime, passaggi in fretta che si perdono nel tempo, violenza e lacrime, poi odio e cenere, il male è l'uomo che viaggia contro vento.